tutti, io sono Lenny e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi proseguiamo la nostra avventura nell'antica Roma. Nello scorso video vi avevo spiegato come era stata fondata la città di Roma e vi avevo anche raccontato la leggenda di Romolo e Remo. Il video ve lo linko sulle schede giù in descrizione e oggi andremo a elencare chi sono i sette re di Roma e come hanno contribuito alla città. Prima di tutto bisogna dire che questi sette re di Roma sono delle figure mitologiche, perché il tempo stabilito da Verrone, ossia 245 giorni per sette monarchi, è troppo breve. E la tradizione attribuisce ad ogni re la nascita o lo sviluppo di determinate istituzioni. Come avevamo già detto, il primo re di Roma fu Romolo, che diede alla città le prime istituzioni militari, giuridiche e politiche. Il secondo fu Numa Pompilio, che fu il creatore di istituzioni religiose, tra cui i collegi sacerdotali, carica del pontefice massimo e la suddivisione dell'anno in 12 mesi, tra cui anche la regolamentazione di feste e celebrazioni. Il terzo re fu Tullio Stilio, che sconfisse i Sabini e conquistò Alba Longa, che precedentemente faceva parte del Lazio, e fu attribuita anche la prima pavimentazione del Foro Italico. Il quarto re fu Anco Marzio, che proseguì l'opera del Foro Italico fondando Ostia, perché c'era la necessità di controllare la parte meridionale del fiume Tevere. Sotto gli ultimi tre sovrani, la città entrò in un'orbita etrusca ed ebbe una fioritura straordinaria. Il quinto re e primo re etrusco fu Tarquinio Prisco, che effettuò vari lavori pubblici, istituì un esercito, organizzò il sistema elettorale. Il sesto re è stato Servio Tullio, che riorganizzò nuovamente l'esercito, effettuò il primo censimento e la tradizione lo vuole come costruttore del Tempio di Diana. Il settimo e ultimo re di Roma fu Tarquinio il Superbo, che, come suggerisce il nome, aveva un atteggiamento spregevole, molto arrogante e disprezzava il popolo romano e le loro istituzioni. Per questo nel 509 a.C. fu cacciato da Roma e se ne andò a fanculo. Bene, se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace e fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Se volete altri video riguardanti l'antica Roma, perché vedo che in realtà non sta avendo tanto successo, però non me ne importa, mi piace farli. Comunque in ogni caso fatemelo sapere se potrebbe interessarvi altri video, io comunque li faccio lo stesso. E se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!